C'è uno sotto. Che posso dire, vi parla ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, signori miei, nazionale qui, perché Dudroni della Dudroni, a molti mi hanno detto nazionale, ma c'è un'arma che secondo noi è prepotente, ma perché ancora non l'hai portata? Oggi, raga, non ve l'ho portata perché la stavo raffinando la build, stavo per rendere un'arma perfetta, perché in realtà di base non lo è, ma con la build nazionale abbiamo sistemato una delle armi più forti del gioco per time to kill, quindi una di quelle che il time to kill parla chiaro e poi in game ovviamente parla la stessa lingua. Ma di che arma stiamo parlando, ragazzuoli? Tenetevi forti, adesso lo scoprirete. Ma prima di iniziare, ragazzuoli, sta per arrivare un evento veramente importante. Vi dico solo che il ROG Phone 8 sta per arrivare, e non è quello che, questo che ho in mano. Questo che ho in mano è il ROG Phone 6. Il 9 gennaio, rega, verrà presentato al mondo il nuovo telefono di ROG. Allucinante, ragazzi, che non sto qua a dirvi. Vi lascerò un po' con il fiato sospeso, perché sarà qualcosa veramente di incredibile. E dato appunto l'imminente evento, sono arrivati degli sconti su tutto il comparto ROG, dai telefoni ai monitor alle periferiche, ovviamente offerte a tempo limitato. Quindi vi lascio un nuovo link qua sotto in descrizione, guardatelo, raga, perché probabilmente, anche magari visto e considerato che arriva Natale, ci sono delle offertone che non potete perdervi. Quindi pigiate il link in descrizione e fatemi sapere, ragazzi, il nazionale sempre qua per voi. Eccolo qua, il tacchino Eradicator, l'unico tac delle nuove armi di MV3, che nella categoria mitraglioni, anche se non lo è, perché è più simile a un fucile d'assalto, cioè per me è un fucile d'assalto, che poi di mitraglioni è un altro discorso, però comunque sia. Allora, perché ho aspettato tanto, ragazzi? Perché aveva, tralasciando la potenza, che quella non è mai stata messa in discussione proprio. Il problema è che dopo il decimo colpo, cioè praticamente da 0-10 colpi drittissima, dopo il decimo colpo iniziava ad andare a destra e a sinistra, dicevo, ma che capro sta succedendo, quest'arma impazzisce, non riuscivo a trovare una quadra, no? Senza contare che poi le prime raffiche sono molto più elevate, cioè praticamente parte quegli 0-10 colpi che hanno un ratio di fuoco di quelli successivi. Non chiedetemi il perché, ma è così l'arma. Ma il nazionale, ovviamente, è arrivato a una conclusione. La conclusione, raga, è esattamente questa. Ma che ve lo dico a fa? Ovviamente la bidona nazionale parte con il calcio tac vert core, che stabilizza l'arma per quanto riguarda il contraccolpo. Canna lunga Cocker 70, che ovviamente gli diamo portata danni, velocità proiettile not bad. Volata TYLR8, che attenua al massimo quello sbalonzolio orizzontale, che è fastidiosissimo. Con questo lo sistema in parte. Calcio da supporto Bruen pesante, anche questo sempre per quanto riguarda l'horizontal bounce, che è importantissimo. E ultimo accessorio, impugnatura da combattimento, ok, che qua invece stabilizziamo contraccolpo, ricurvo verticale e anche quello orizzontale. Allora, io ho tenuto il mirino metallico, vi dico già, ragazzuoli, Vondel è la sua zona migliore, secondo me. Se proprio volete utilizzarla con un mirino, vi do anche un change. Togliete l'impugnatura, però per quanto riguarda i mirini non andate con il corio, perché percepite troppo il recoil orizzontale dell'arma. Utilizzate l'Aimo PV4, che comunque sia, come potete vedere, la rende comunque un po' fortina. Col mirino metallico percepirete zero il recoil orizzontale. Più andate avanti con i mirini a livello di zoom, più lo sentirete, ok? Vi ho dato eventualmente uno switch, però per quanto mi riguarda la build migliore è quella che ho fatto vedere prima, senza l'ottica, e la usate in purezza fenomenale, e andate proprio sul sereno. Ragazzuoli miei, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella, ragazzi. Ora in diligence. Oh, sapeva che arrivavo.
Cioè, mettendolo lì fai anche saltare le gerarchie, cioè... Devo fare più attenzione. Sì, 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 ma lasciate di stare gli infortunati, raga. Madonna, che paura. Uccisione confermata, sappiamo dove sono gli altri. Sumi. Ti vuole bene questo qua. C'è uno sotto. Che paura! Che paura! Che paura! Ottima uccisione, Marco, il resto della squadra. Che paura! Buona caccia. O cuore sa che San Gennaro. Che paura! Soldato nemico in arrivo. Sono degli stronzi. Qualche acquistello ce lo buttano dentro, secondo me. Ma? Il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. Sì, sì, il tacchinello, raga, è forte. Sì, ma raga, solo così bisogna usarlo, purtroppo. Solo così, ragazzi. Uccisione confermata. Sappiamo dove sono gli altri. Non c'è qualcuno sopra. Nemico in arrivo nell'area. Saldi attivi, i prezzi delle stazioni di acquisto. Godo. Sento pompa maledetto. Arrivano dei nemici. Attenzione in alto. Bravo, 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 mi fa. Minchia, bravo lui, bravo lui. Non me l'ho scindato. Bravo. Questa l'è meritata di Cristo, la kill, bravissimo. Bravo. Bravo, 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 cazzo. E facciamolo buono. Non so chi ho fatto dei due. Ah, non è riassimo. E vattene a fare in cuccolo. Paura, oh, che paura.
Oh, che paura. Cercavi sangue, io vendetta. Oh,